Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, sono qua per presentarvi il team più stupido del gioco. Questa è la intro. Prima però di andare a provarlo, è meglio se vi faccio vedere una piccola clip. È importante. Ok, perfetto, ora che siamo alla pari e va bene. Yeah, Broly, Ability 2, Full Link 10. Gogeta, Ability 2, Full Link 10. Let's go. Raga, andiamo a provare il team più forte e stupido del gioco. Forte nel senso di danni. Si può esplodere, però è forte, un po' troppo. Visto che stiamo andando da Omega, ho tolto Gohan. Buffer, ok, che non serve perché stiamo andando da Omega e... beh, i rischi ci sono. Questo qua contiene al momento uno dei migliori tour del gioco, Godku. Subitissimo proprio da dire. Uno dei migliori tour del gioco ce l'abbiamo già in team. E funziona, attenzione qua, funziona alla perfezione. Per quale motivo? Per il semplicissimissimo motivo che tutto il team praticamente è super tranne Broly. Quindi lui attiva la passiva e si cambia le orbe per quei primi turni, ok? Sembra abbiamo però un attimino sfigato con le orbe. Teniamo un attimino Broly primo, anche se non lo dovete fare. A 300k def è comunque meglio di Godku in questo caso. Però non lo tenete mai primo, non lo tenete mai primo. Giusto un attimino da dire. Diciamo che le due turnazioni, pur quanto i Super Saiyan siano forti, potenti e tutto, uno di loro secondo me deve girare, ve lo dico subito. Però è una turnazione Godku Gogeta, è qualcosa di oscenamente forte. Ok, è oscenamente forte Godku Gogeta. Mentre Broly e il Super Saiyan Trio ci possono stare quando Broly è trasformato. Quindi quando siete arrivati al quinto turno trasformate Broly e poi vi divertite. Fin quando non avete quella possibilità c'è un attimino un po' di problemi, diciamo. Ok, un po' di problemi che... sono il tanking slot 1, ok? È il tank slot 1 che... non lo so, Rick. C'è qualche problema, un attimino. Ora, giusto dire un attimino una cosa. È un team che inizierà a performare appena iniziamo a trasformare Gogeta, appena arriviamo a quel terzo turno abbiamo l'active skill da tirare dei Super Saiyan, eccetera, eccetera, eccetera. È un team che inizia a performare da lì in poi. I primi turni è un po' lento, in realtà. I primi due turni un pochino lento, in realtà. Giusto un pochino lento. Lo so, fa ridere perché in realtà questo è uno dei team più veloci, in realtà. Perché lo capirete fra tre secondi. Quando avete dei turni con... comunque i Super Saiyan sono alcuni dei DPS migliori del gioco. Ce li ho a free. Ok, i miei sono a free e non ho problema tranquillamente a giocarli, ok? Certo, questo primo turno un po' uno schifo, però vabbè. Giochi miei a free in turno qua. Ok. Giochi miei a free, non è un problema. Però devo boostarli un attimino, quindi è meglio tenerli secondi. Meglio tenerli secondi. Come è messo? 196, sì. Non voglio rubare tutte le orbe. Vabbè, andiamo così. Amen. Vero problema è questo. Mi sono rubato un bel po' di orbe. Mi sono rubato un bel po' di orbe ed è un piccolo problema. Ok, non era troppo danno. Non era troppo danno, non è un problema quello. Non era troppo danno quello. Ok, allora. Dal prossimo turno... ok, ci vuole giusto un attimino di turni. Giusto un attimino di turni, tranquilli. Poi vedrete quanto è stupido sto team. Perché fondamentalmente il trio Super Saiyan appena uscito, credo... l'avevo proprio detto, sono fortissimi, no? Però sono inutili. No... non è cambiata la cosa in realtà, eh. Cioè, se li avete o non li avete, non cambia, nel senso. Sono fortissimi, eh. E poi ora hanno guadagnato un casino nel Super Saiyan. Però effettivamente parlando, se non li avete, state tranquilli. Cioè, potete giocare tranquillamente Gogeta e Broly in altri mille modi e funzionano tranquillamente. Però, se li avete... ecco, lì cambia il discorso. Lì cambia il discorso, perché se li avete, sono realmente stupidi e forti, no? Avete uno dei team, lo possiamo definire il turbo, ok?
Molti anni fa esisteva il Turbo Potara, faceva tutto velocemente, alla velocità della luce. Siamo tornati a quell'epoca, è il Turbo Super Saiyan questo, ok? Questo team è stupido, è facile da utilizzare. Mena, velocemente, mena, ok? Fa tutto quello che deve fare. Allora, prenderemo delle botte su Vegeta, mi dispiace, ma vabbè, una OE ce lo pigliamo. Una OE ce lo pigliamo, fammi in questo modo. Vegeta, andiamo così e siamo a posto. Prenderà danno quella OE, per favore non mi fare special primo colpo, grazie. Yeah. Thank you. 10 milioni. Ok. Ora, turno 3. Dipende dalla OE dov'è, perché può rompere le balle. Turno 3, in realtà, abbiamo una piccola cosa. Possiamo iniziare a tirare l'active skill dei Super Saiyan. Ok? Quella è la cosa. Turno 3 loro. Boom! Arriva. Active skill. E si può iniziare a maciullare la roba. Le possiamo tenere per Omega Int, perché in realtà ci serve quella difesa là. Oppure ce ne altamente sbattiamo e ammazziamo qui. Dipende tutto. Broly se lo sta per mangiare. Metà vita così, va bene, grazie Dokkan. Broly è potente, Broly è figo. Bella Eva. Ci godo. In realtà, non lo so. No! Godo meno questo, godo meno Dokkan. Non va a prendere danni lui, ma ora iniziamo a prendere danni su Vegeta Tech. Non li volevo prendere quei danni. Non li volevo prendere quei danni. Non erano danni che volevo andare a prendere, sinceramente. Non erano danni che volevo andare a prendere, Dokkan. Sempre che non ammazziamo ancora. One tornato? Sarebbe Fanny. Beh, Fanny lo è. Fanny lo è, fine. Divertente sarebbe divertente, non dico nulla su qua. Che male. Non è invecchiato bene ad ability bassa. Parliamo un attimino. Qua mi converrebbe farlo. Mi converrebbe tranquillamente farlo. Lo dico proprio per com'è. 410.000. Se tiro l'active. No, però c'ho ancora la guardia di Gogeta. 330k. Non so se uccido più che altro, perché se non uccido è un po' un casino. Arriva la OE e fa male su Gohan. Vorrei evitare. Ok, facciamo questo. Amen. Tanto il prossimo turno. Potrei essermi creato un casino a fare questo. C'era anche la OE e mi spaventava. Però questo turno. Come dire. Oh, arriva la parte divertente. Intanto come Link un po' linkano un po'. Vabbè, ma Broly non ha problemi di Link. Ok, è giusto dire sempre che Broly non ha problemi di Link in realtà. Quindi fate sempre finta di niente con Broly. Ok, attiviamo questo. Non è tanto danno, non li abbiamo boostati più di tanto. Però ora hanno la difesa. Ho bisogno di te. Ok. Ora ci divertiamo. Ora ci divertiamo, ragazzi. Allora, vedo di non rubarmi quelle. Non lo so, però. Rompe le balle. Sono tante Orb Int che vorrei utilizzare. È un gran peccato per come scendono. Sempre che non faccio questo. Sì. Molto meglio così. E recuperiamo anche un sacco di vita qua. Va bene. Così va bene. Ok, andiamo. Yeah, la difesa in più. 19 milioni. Let's go. Non è il best turno di Broly questo, e manca anche il buffer, perché con un buffer l'abbiamo visto l'altro giorno con Golden Frieza che combina. Però Ora è Fanny. Poi se arriviamo agli attacchi là sotto, comunque un po' di danno lo fanno anche loro. Solo non ho la target. Non ho la target skill di Gogeta. Questo un po' può rompere le balle. Perché la target skill di Gogeta è OP, ma c'è il fattore un attimo di prima che non è fantastico. Non potevo trasformarlo e quindi ora non avrò la target skill. Diciamo che quella è l'unica rottura del team Super Saiyan. Vedete effettivamente che cos'è. Sono tutti danni, mangia i boss. Però il Super Saiyan ha bisogno di tank? Sì, ha bisogno di quello al momento. Di tank veri e propri. Tank veri e propri, e questo team è stupido, fine.
Però lo dico proprio per com'è, è stupido sto team. Questo è no danno praticamente. Yeah. Ok. Non dovrebbe essere danno se non... Ok, buono. Sì, ok, a posto. Il prossimo turno è più rischioso, solo quello. Solo quello. Il prossimo turno è solo un pochino più rischioso. Se ci arriviamo, perché se là sotto si incazzano, abbiamo ucciso. Giusto ricordare quello. Giusto ricordare quello. Questo è Omega. Sì, si può one turnare, ok. Questa è la situazione. Si può one turnare, tranquilli. Tranquilli, che se vi gira bene la roba, one turnate. È il team Super Saiyan. Ripeto, manca solo di tank vero e proprio. La lead va più che bene. Due di loro vanno bene. L'unica cosa è il tank da slot 1 e via. Tank da slot 1 e via. Questo team diventa osceno. Veramente osceno. I danni comunque che si generano ogni turno così sono stupidi, eh. Allora, intanto... Oh no, una OE subito. Te odio. Qua abbiamo Vegeta che è letteralmente inutile. Prende il cazzo. Prende il cazzo. E abbiamo loro che hanno 200.000 def. Qua arrivano una... Come ho detto, qua arrivano le shortcomings del Super Saiyan. Manca... Ok, manca giusto un secondino di veri tank, veri e propri tank. Ok, quello è il problemino che si sente al momento. Gli manca quello per diventare uno dei team più stupidi proprio che siano mai esistiti nel gioco. Ok? I danni ci sono già. Manca il tank ora. Questo intanto però è diciamo il team che performa di più in attacco. Al momento questo è il team che performa di più in attacco. Questa è pura goduria e basta. Ora lasciate perdere quell'item, non è un problema, non me ne frega niente. Era giusto per farvi vedere il team. Anche per andare a provare l'ability 2 Broly e Gogeta, che era un attimino importante. Andarli a provare un attimino in una run particolare dove li giocavamo nello stesso team. Non per forza assieme, ma nello stesso team. Dovevo tirare fuori il Super Saiyan. Non avevo ancora tirato fuori il Super Saiyan in questi showcase, se non sbaglio. Quindi, yeah, ecco qua. Questo è uno dei team che potete giocare. Quando ritornano i Super Saiyan Int, il mio consiglio è comprateveli. Se non li avete, comprateveli, perché sono forti, fine. Sono forti. Sono semplicemente forti. Comprateveli. Comprateveli, fine. Basta solo comprarli. Yeah. Boom, ciao Omega. Comunque, rendetevi conto che al primo turno lo stavamo per uccidere. Rendetevi conto di quello. Basta quello, eh. Rendetevi conto di quello che stavamo per uccidere al turno 1 di Omega. Yeah. Yeah. Sculavamo un attimino le orb su Godko, era ancora più facile sciogliere la roba. Ancora più facile. 10 milioni. Vedete? Sta performando anche quello ad Ability Free. L'unica roba è quello Ability Free difensivamente. Non il massimo. Per quello ho detto, manca il tank. Manca il tank e qua si è a posto. Perché da un lato Broly può essere tranquillamente tank, no? Però dall'altro lato Gogeta non è tank, è slot 2. I Super Saiyan sono slot 2 in realtà. Quindi manca quel tank per l'altro turno. E dopo diventa stupidissimo. Yeah, raga, Team Super Saiyan. Questo era un attimo un piccolo showcase di tutte e due le unità, giusto per provarle assieme. Iniziano ad arrivare, da oggi, i video sulle Blue Zone nuove, visto che è effettivamente il nuovo evento anniversario. Andiamo a vedere un pochino come sono le Blue Zone. In generale poi comunque dobbiamo fare ancora la Red Zone di Beerus e di Golden. C'è un bel po' di roba da fare, però in questi giorni iniziamo ad affrontarla. Detto questo, raga, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!